Ecco, qui siamo in territorio di Grotteria Mare e come vedete abbiamo alle spalle una visione bellissima di questo mare Ionio, incorniciato da quelle Tamerici. E qui è stato progettato e sarà realizzato il lungomare di Grotteria. Ebbene, in questo posto noi come osservatori ambientali, volontari dell'osservatorio ambientale e anche di altre associazioni, circa 5 mesi fa abbiamo fatto una pulizia straordinaria di quest'area che era completamente invasa di rifiuti. 5 mesi sono passati quasi invano perché, come vedete, adesso ci troviamo in una delle piccole isole in cui sono stati abbandonati dei rifiuti e qualche volenteroso li ha anche incendiati in maniera tale che restassero meno tracce, ma come vedete invece i veleni sono stati già assorbiti dal terreno, ma basta guardarsi intorno ed è un'area dove vengono in continuazione abbandonati rifiuti. Perché l'uomo deve mettersi nelle condizioni di insozzare un posto così bello dove si può venire a fare una passeggiata, respirare una boccata d'aria salubre e vedere questo mare, deliziarsi di questa visione e invece deve tenere i piedi in mezzo a questa sporcizia. È chiaro che qui non possiamo dare la responsabilità solo ed unicamente a chi non ha ripulito. Qui ci vuole un'azione che comprenda gli enti e i cittadini, perché se i cittadini non hanno rispetto del loro territorio, gli enti non hanno mai la possibilità di risolvere appieno questi problemi. Cioè, una normale raccolta dei rifiuti un ente lo può organizzare, ma una raccolta così straordinaria, in continuazione, come vedete, vi ho detto 5 mesi fa, era completamente pulito, non era rimasta neanche una pagliuzza fuori posto e adesso invece è un'area completamente degradata e se ci spostiamo in mezzo a quelle canne è pieno di rifiuti abbandonati. Sotto il ponte della ferrovia, dove i treni non passano quasi più, però passano i volenterosi che vengono a portare le buste della spazzatura e ogni altro oggetto che non serve più, plastica, vetri, rifiuti di cibo, anche ombrelloni vecchi, come vedete non ci facciamo mancare nulla. Questo è un modo insensato di gestire il proprio territorio, è un modo di non avere futuro.